qua. Guarda che moria. Tutto per terra. Guardava quanti pini distruttivo. Guarda, questi sono tutti mo. Tutti a cianco ballare. Luogo dei marci. La parte su destra. Qui sotto c'è il vallone del Taggio. E sopra ci sono le castagne, il castagneto del vallone del Taggio qui. E lì vediamo un po' in punto, Monte Romanella, Monte Alto. Vabbè, proseguiamo qui. Qui hanno fatto la bonifica, hanno tagliato gli alberi secchi, i pini secchi ingombranti. Questo l'anno scorso, vedi. È rinato il muschio. Qua si è sradicato, ha danneggiato anche qua il muro, i muri a secchi, altri pini, tutta una serie di pini. Andiamo qui, andiamo qui. Ce ne sono, no, eppure ancora c'è qualcuno qui, alla montagna. E qui a 100 metri il vallone del Taggio, poi più in là faccio vedere il vallone del Taggio. Qui sopra c'erano alberi di fico, mi ricordo. Un albero di fico è stato importato dai romani dalla Persia. E come che è? Sembra che hanno bombardato, guarda, va. Tutto a terra. Guarda, va. Tutto a terra. Vedete? L'apparato radicale a terra. A terra. Questo che sembra che sta in salute, questo piano piano col vento viene a terra. Praticamente l'apparato radicale è malato e non regge. Oh, ma sta cagnolino sta camminando parecchio. Andiamo qui sopra. Sì. Io sto vedendo una cosa, sto vedendo. Ci ho fatto mai caso là. Scusate un attimo. Ah, quello è il fumo annerito, le grotte, ma sembra come il fumo annerito. A proposito, qui c'è vita, vedete? Tutte piantine rinate qua, posso utilizzare per l'imboschimento, ecco finalmente le grotte, sì?